giovedì, ma oggi lo faccio avendo spostato anche, diciamo così, altri appuntamenti di altri collaboratori di questa radio, perché abbiamo una trasmissione che ritengo sarà molto interessante, conoscendo anche l'ospite che abbiamo già in linea telefonica al telefono. Intanto lo saluto, si tratta del dottor Attilio Cavezzi, chirurgo vascolare, poi ne parleremo. Buonasera dottor Cavezzi. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, affronteremo un paio di temi, diciamo così, fondamentali: quello legato alle reazioni avverse, alla vaccinazione e quello che è accaduto in questi ultimi 2-3 anni, ma parleremo anche di un tema nuovo, è quello della longevità, cioè l'importante aumentare l'età media dei cittadini, degli uomini, delle donne, però bisogna arrivare a una certa età nel migliore modo possibile e non con tante patologie che sono legate alla vecchiaia e che rendono a volte la vecchiaia appunto diciamo così poco vivibile o comunque piena di disagi, piena di inconvenienti. Allora intanto saluto anche il mio collaboratore. Quando parliamo di questi temi legati anche alla questione Covid e vaccini e reazioni avverse, ho sempre qui con me al fianco, come con me e con lui anzi abbiamo partecipato il 1 maggio alla manifestazione a Pesaro contro il biolaboratorio. E si tratta appunto di Marcello Di Chiara. Ciao Marcello. Buonasera direttore, buonasera dottor Cavezzi. Buonasera anche a lei. Allora, intanto lo presentiamo, dottor Attilio Cavezzi, dicevo appunto prima, è chirurgo vascolare, appassionato alla medicina della longevità, ecco per questo ne parleremo. Opera prevalentemente a San Benedetto del Tronto, presso il laboratorio Eurocenter Vena Linfa. Si è occupato di Covid-19 sin da subito, seguendo poi circa 240 pazienti con Covid-19 attraverso il gruppo delle terapie domiciliari. Quindi si è occupato anche di long Covid. Ultimamente abbiamo letto anche da alcuni studi, non si sa se sono credibili oppure meno, che il long Covid non esiste. Vabbè, e comunque, e soprattutto si è occupato di vaccini per Covid, di vaccinati, anzi di gente che si è vaccinata e che ha poi subito dei danni, e questo lo ha fatto negli ultimi soprattutto 2 anni, da quando è iniziata la campagna vaccinale. Ecco, dottor Cavezzi, la questione è questa: che quando è iniziata la campagna vaccinale abbiamo poi appreso dei documenti che piano piano emergono, sia grazie al giornale La Verità, sia anche alla trasmissione Fuori dal Quorum, sia anche attraverso altri siti e altre televisioni meno note, meno conosciute, ma che coraggiosamente affrontano questo tema, che appena iniziata la campagna vaccinale si parlava soprattutto di AstraZeneca e si cominciò a dubitare sul fatto che questo vaccino creasse delle reazioni avverse, degli inconvenienti, tanto che poi successivamente venne anche ritirato. E si cercò anche su questo di stendere un velo pietoso. Poi successivamente si è parlato anche di altre questioni, cioè a campagna vaccinale in corso si era cominciato a dire, ma anche su richiesta di chiarimenti da parte anche delle stesse regioni, degli stessi sistemi sanitari regionali, ma questo vaccino in realtà immunizza? Perché c'erano dei soggetti che non si erano affatto immunizzati, cioè che non avevano sviluppato gli anticorpi, e così tante altre questioni. Lei che ha seguito un po' per questi 2 anni la campagna vaccinale e le reazioni avverse subite da vaccini, prima AstraZeneca e poi Pfizer, e quindi ha seguito anche 240 pazienti, ecco, che cosa ci può dire in proposito? Cioè, che cosa è stato sbagliato sin dall'inizio, dottor Cavezzi? Dunque, io provo, o come sempre, a dare un parere personale basato il più possibile sulla letteratura scientifica, che all'inizio peraltro ci è stata poco utile perché molto incerta e soprattutto molto contraddittoria. Oggi si sanno molte più cose. Se parliamo di Covid, a titolo d'esempio, la mia piccola esperienza su questi pazienti grazie al gruppo terapia domiciliari Covid mi ha insegnato che si può
in qualche modo tener fronte a questa patologia, in particolare se non ci sono delle gravi comorbidità, tipo una grave malattia polmonare, un grave diabete, eccetera, eccetera. Quindi si può tener fronte se si cerca di interagire con i meccanismi di questo virus che nel nostro piccolo abbiamo anche descritto in qualche articolo. Quindi al di là di tutto, attraverso un buon approccio farmacologico e comunque con alcuni integratori, con un buon stile di vita, nutrizione eccetera, io ho cercato di motivare molto questi pazienti a seguire un protocollo che insieme ad altri colleghi abbiamo buttato giù, più o meno variabile. Quindi il Covid in qualche modo lo si poteva gestire a casa anche meglio del vecchio andare vigile attesa e tachipirina. Poi piano piano si è cominciato a parlare più di FANS e le cose si sono fatte un pizzico più interessanti a casa come terapia, però altri farmaci come il cortisone e l'eparina hanno e dovevano avere un ruolo. Insieme a questo poi ci sono altre cose che si possono conoscere su come gestire questi pazienti, su alcuni tipi di principi più o meno naturali che sono utili, come la melatonina, come la vitamina C, il glutatione e così via. Ecco, questo per dire come un Covid ben gestito a domicilio, salvo una patologia importante, in genere, insomma, nella mia piccola esperienza mi è servito per capire che insomma, siamo riusciti a tenere a casa, io sono riuscito nel mio piccolo con tanti altri colleghi che hanno fatto anche meglio di me, a tenere a casa la stragrande maggioranza dei pazienti senza effetti collaterali importanti. E questo vuol dire che probabilmente a curarlo bene è una patologia che difficilmente porta a grandi problemi. Certo, la prima ondata è stata la più dura e io ci sono piombato dentro un po' meno, per quanto già c'ero da maggio-giugno del 2020, sì. Sul fronte c'ero già un po' sempre nell'ambito della terapia domiciliare Covid, quindi via telefono con monitoraggio costante mattina, pomeriggio e sera dei nostri pazienti e va bene. Dopodiché è partito il mondo della vaccinazione anti-Covid, anche lì con tutta una serie di incertezze. Quello che più mi ha così motivato ad aiutare questa gente è che sin dall'inizio mi sono trovato qualche caso particolare di, essendo chirurgo vascolare, di trombosi venosa profonda o superficiale, quindi diciamo dei danni alla circolazione venosa, un paio di casi anche alla circolazione arteriosa, che in qualche modo ho visto o in prima battuta oppure dopo un ricovero ospedaliero eccetera. Quindi da chirurgo vascolare, pur non venendo da me in fase acuta, cominciai a vedere qualcosa che aveva una relazione più o meno diretta, perché accadeva magari molto rapidamente dopo la vaccinazione. Certamente erano casi a quel tempo ancora isolati, poi non avevamo la possibilità di accedere ovviamente a una casistica grande, in quanto eravamo ancora in una fase iniziale. La AstraZeneca fece subito scalpore per quel purtroppo drammatico caso, insomma, a livello cerebrale. Da lì mi sono ritrovato sempre più dentro a una gestione di pazienti, perché sono entrato in contatto con il grande comitato Ascoltami, mentre l'altro era il comitato terapia domiciliare Covid, il comitato Ascoltami che in qualche modo, attraverso tutta una serie di contatti interpersonali, mi ha chiesto di dare una mano a persone che cominciavano a sviluppare reazioni avverse, eventualmente anche acute e gravi, ma quelle, ripeto, le vedevo personalmente meno perché andavano più in ospedale eccetera, però poi venivano fuori tutta una serie di cronicità che si palesavano, che sono un po' forse anche le cronicità del long covid. Quindi anche lì io faccio il medico e come medico non mi posso tirare indietro davanti ad una richiesta d'aiuto, questa è sempre stata la mia filosofia. Certo. Resta, diciamo che la classe medica era un po' più silente, un po' meno interessata a capire che cosa stesse accadendo, però gli effetti collaterali piano piano ne venivano fuori e ancora oggi sappiamo insomma che la cosa è molto evidente. Per fortuna c'è molta più gente che ci sta dando una mano, sia all'interno del comitato Ascoltami che al di fuori, per aiutare molte persone che poi o si sono cronicizzate o comunque, pur migliorando, possono andare incontro eventualmente a recidive. Quindi un quadro molto ampio che viene contrassegnato dall'incertezza, perché la scienza medica è già in difficoltà di per sé, diciamo, ancor più lo è davanti ad una patologia che non era ben conosciuta, e questa vaccinazione, in particolare quella basata sull'RNA, con tutti i dubbi e le incertezze che veramente ci portiamo dietro insomma da sempre, perché certo. La fisiopatologia di questo vaccino, in che modo può creare questi eventi avversi, a chi li può creare, siamo ancora davanti a delle grosse incertezze, però
cominciamo a capire qualcosa che non va su questo stato infiammatorio che si può determinare, alterazione dell'immunità, eccetera. Vabbè, adesso non voglio farla troppo lunga. No, ma è interessante anche sapere una cosa da lei, cioè lei dice mi sono occupato sin da subito, quando ancora non esisteva il vaccino, nella prima fase, diciamo così, di questa pandemia, così almeno era definita, qualcuno la minimizza a influenza stagionale un po' aggravata dalle disposizioni e prescrizioni che sono state messe in campo, che non erano all'altezza nell'affrontare anche un'influenza stagionale di una certa aggressività come era quella del Covid, che poteva generare anche quindi delle polmoniti interstiziali gravi. Ecco, la questione è questa, dottore, quindi lei ha cominciato comunque già ad affrontare questa malattia con delle cure domiciliari che non si passavano né si limitavano alla tachipirina e alla vigile attesa, come in realtà la maggior parte dei medici di base si sono attenuti. Quindi i pazienti che ha curato è riuscito a tirarli fuori da una situazione, diciamo così, di difficoltà. I pazienti sono subito fidati anche di questo tipo di cura alternativa, anche se erano bombardati in televisione da quelle prescrizioni: no, lavatevi le mani, state attenti, se ci avete la febbre prendete una tachipirina e poi aspettate, naturalmente aspettiamo cosa? In medicina esiste l'attesa? Allora, in un campo così strano l'attesa può essere immaginata per chi non sa cosa deve fare, per carità, però si tratta di una malattia infettiva, ok, che era sistemica. Io già a maggio 2020, insieme ad altri colleghi, Troiani e il professor Corrao di Palermo, abbiamo pubblicato un articolo che ad oggi è uno dei più referenziati a livello internazionale in ambito di letteratura medica sul Covid, in cui chiarimmo che era una patologia sistemica. Cioè, io quello che cominciamo a capire noi, ecco, prima di noi altri ovviamente, comunque insieme a noi altri, è che questo era un virus che prendeva un po' tutto il corpo, e quindi il polmone era proprio il bersaglio finale. Quando tutto andava veramente male, ovviamente intervenivano le polmoniti interstiziali, cominciava a crollare tutto il mondo degli scambi gassosi, eccetera. Però dietro c'era un problema, verosimilmente lo si capiva già allora, che non era polmonare, c'era un problema di sangue, di circolazione. Ecco perché io cominciai con i colleghi che mi chiamavano, perché siamo un po' tutti legati tra noi vascolari, mi chiamavano disperati da Brescia, dicevo qua ci stanno morendo, non capiamo che sta succedendo. Io nel mio piccolo dissi subito qui ci va l'eparina, perché sto guardando i primi articoli pubblicati, voi avete i vostri risultati, sono soggetti che hanno di dimero molto alto, coagulano male sicuramente, ci va l'eparina, ci va l'eparina. Cominciarono l'eparina, non tanto e non solo perché lo suggerì io, ma perché cominciava a vedersi la necessità di eparina. Le cose sono andate sempre meglio, no? Non solo grazie all'eparina, per carità, il cortisone nei casi gravi, eccetera, eccetera. Quindi io, che tutto questo me lo sono portato dietro anche sotto forma di pubblicazione scientifica e di consulti costanti con tantissimi colleghi, l'ho riversato sui pazienti da quando appunto, sin da diciamo giugno, così maggio-giugno, cominciai a trattare direttamente i pazienti perché aderì a quel gruppo terapia domiciliare Covid. Insomma, in qualche modo di quei 240, 3 sono andati in ospedale perché sono quelli che hanno avuto più problemi, hanno avuto la loro terapia più intensiva in ospedale, poi se ne sono tornati a casa. Ecco, chiaramente una parte di questi non erano pazienti che partivano male, ci mancherebbe, perché si rivolgevano a noi come gruppo tutti gli italiani, non solo quelli che andavano bene o quelli che andavano male. Però è vero che quando le cose dopo 3-4 giorni non prendevano una buona piega, ovviamente si stancavano della vigile attesa, di una terapia incerta, e provavano a rivolgersi altrove, e lì toccava a noi provare a fare altro. Ecco, erano i peggiori quelli che arrivavano in sesta, settima giornata. Quelli che arrivavano quasi da subito, perché il buon nome si stava spargendo, erano ancora più facili da controllare. Ripeto, poi se davanti a me aveva un paziente oncologico, immunodepresso, eccetera, eccetera, le cose si facevano più serie. Però tra confronti serrati tra noi medici ne abbiamo avuti decine e decine, telefonici, zoomate, come si suol dire, eccetera. Ci siamo fatti una coscienza ed una conoscenza tale per cui possiamo dire che nel mio piccolo, la mia parte, molto di più tanti altri, molti più di me, abbiamo tirati fuori la stragrande maggioranza dal ricovero ospedaliero. Poi qualcuno purtroppo è andato a ricoverarsi, qualcuno sarà probabilmente anche morto, però
a sapere come gestire il Covid, dei risultati se ne possono ottenere, secondo me, se ne potevano ottenere e se ne possono ottenere ancora di più oggi, ecco. Certo, no, questo prova ancora di più, no? Conferma ancora di più che se ci fosse stato un intervento tempestivo forse avremmo evitato di ricoverare migliaia di italiani e forse avremmo evitato anche molte morti che poi si sono verificate. Io aggiungerei a Stelio anche che se ci fossero stati molti più medici come il dottor Cavezzi, che hanno avuto questo coraggio di intraprendere le cure domiciliari, molti, ma molti di quelli che sono morti sarebbero ancora in vita. Questo, questo ormai sembra che... Non possiamo dire molto perché con i sì e con i ma si dice non si fa la storia. Sì, però il punto di fondo i risultati ci sono, quelli che lei ha prodotto. Certo, ma il punto di fondo era proprio l'attenzione terapeutica che mi sorprendeva, perché dal 37,2 si passava al 38, poi 38,5, lì già oramai era arrivata la famosa tempesta citochinica e le cose si mettevano male. Arrivare in sesta, settima giornata, che ancora diciamo così si è fatto poco, poi il paziente ha un elevato rischio di peggiorare. Poi accadeva in una seconda fase di terapia domiciliare Covid che cominciavano a comparire le terapie, però molte volte non erano nemmeno congrue, cioè quando io mi trovavo un paziente che mi veniva passato, come si suol dire, per cercare di aiutarlo, che già dal primo giorno aveva iniziato il cortisone, errore grave, cioè tu non puoi deprimere l'immunità subito. Io dico, ma come mai ha iniziato subito il cortisone? Perché il medico curante è partito con il cortisone dal primo giorno. Ecco, si passava dal nulla al troppo. Insomma, c'è stata una difficoltà enorme di chiarire le idee tra di noi medici, mi voglio metterci anche dentro per carità, su come gestire questi pazienti. Però partendo dall'umiltà, dalla curiosità, dalla scienza e coscienza che dovrebbe caratterizzarci, forse potevamo dare di più, ecco, come classe medica. Però poi c'erano le linee guida ministeriali, c'era la paura, c'era la difficoltà oggettiva per i medici di seguirli. L'idea di seguirli via telefono era molto bizzarra per moltissimi medici, eppure insomma si poteva fare, tra virgolette. E ovviamente non potevamo fare noi una terapia diretta endovenosa, che sarebbe stata meravigliosa, perché in quei pochissimi casi in cui ho avuto qualche santo infermiere che mi è andato a casa di qualcuno, lì poi quando metti in vena i farmaci le cose si fanno più interessanti. Buono. Perché mettere in vena la vitamina C è cosa diversa che darla per bocca, per dire. Certo. Però non abbiamo potuto e non potevamo a quel tempo produrre nessuna evidenza. Poi piano piano qualche evidenza è arrivata, gli stessi studi di Remuzzi, quelli soprattutto di Bellavita e di Fazio, insomma sono arrivate delle piccole o grandi evidenze che hanno dimostrato che una buona terapia domiciliare del Covid porta risultati. Ecco, dottore, poi accantoneremo questo argomento, anche se a noi ci affascina, ci ha preso ormai da 2 o 3 anni, è diventata quasi una fissazione, però una fissazione secondo me giustificata da quello che è accaduto in Italia, perché in nome di questo vaccino, in nome di questo virus, noi abbiamo avuto una serie di restrizioni della nostra libertà personale che non avevamo memoria, almeno non avevamo proprio memoria. Va bene, dottore, dicevo, le reazioni avverse, che poi si è cercato ugualmente anche queste di minimizzare o comunque anche oggi di tenere un pochettino a bada da parte delle autorità, sia sanitarie che politiche, ma ormai sono evidenti, ci sono, le persone le avvertono, tanto più che quando ci sono incontri come quello che noi abbiamo seguito in più occasioni, della proiezione in film Invisibili, le sale, anche le palestre, anche gli stadi, per dire, si sono riempiti, gente che sta fuori la porta, c'è curiosità, voglia di conoscere, fame di consapevolezza su quello che è accaduto e su quello che è accaduto a se stessi, anche ai propri familiari, c'è, e questo la dice lunga sul fatto che queste reazioni avverse bisogna affrontarle. Voi come medici, lei come medico, avrà sicuramente dei pazienti di questa natura. Che cosa si può fare contro questa cronicizzazione del virus, ma soprattutto della proteina spike, che nasce anche dalla vaccinazione? In modo particolare è molto più radicata questa nel nostro organismo che quella naturale.
Sì, allora, ha già detto tanto lei effettivamente, quindi il concetto qual è? Che si tratti di long covid, che si tratti di vaccinazione che ha generato degli eventi avversi gravi o meno gravi o cronici appunto, uno, la prima cosa che deve fare è diagnosi. Allora, ancora una volta, siamo medici, ci mettiamo lì, parliamo col paziente e cerchiamo di capire come sta questo paziente e perché si rivolge a noi. Io personalmente, vabbè, a San Benedetto del Tronto lascio degli spazi con cui faccio i miei colloqui gratuiti per questi pazienti, vengono lì e una volta che ci ho fatto la mia chiacchierata però devo chiedere purtroppo degli esami del sangue perché la disimmunità in questo paziente la sospetto sistematicamente, quindi un'immunità che viene alterata, si sospetta spesso anche, diciamo così, un'alterazione della funzione di questi organelli che si chiamano mitocondri. Su cui ho parlato in qualche altra intervista, in qualche altro articolo, eccetera, perché noi viviamo perché produciamo ATP, la famosa molecola dell'energia, però la nostra energia deriva, diciamo, principalmente dai mitocondri, che sono gli organelli all'interno della cellula deputati a far questo e altre cose. Se questi mitocondri, diciamo, vengono intossicati, adesso la faccio semplice, parte uno stress ossidativo, i famosi radicali liberi che normalmente li vediamo come qualcosa che ci fanno invecchiare, d'accordo, ma in questo caso sono espressioni di uno stato infiammatorio molto elevato. Ecco, se questi mitocondri si intossicano, funzionano meno, funzionano peggio, muoiono di più, tutto questo non fa che renderci non solo stanchi ovviamente davanti a una carenza di attività mitocondriale, ma poi vengono alterate tante altre funzioni, quindi io me li devo studiare un po' anche con degli esami del sangue. Ecco, l'altra, scusi dottore, muoiono i mitocondri o muore anche con loro anche la cellula? Qui andiamo sul dettaglio. Nel senso che il mitocondrio è, diciamo, per antonomasia, facendo mitofagia si dice, fa l'apoptosi cellulare, cioè la morte programmata cellulare è basata sulla funzione del mitocondrio. Quando il mitocondrio comincia ad andare male, porta lentamente anche la cellula a funzionare sempre perché meglio, non produce energia. E certo, se non dà da mangiare, non dà energia alla cellula, la cellula non ce la fa ad andare avanti. Non è solo il mitocondrio, c'è anche la glicolisi intracellulare, però adesso mi fermo qui. Sì, quindi sì. La conclusione qual è? Che questo difetto di metabolismo cellulare molto può essere basato, si comincia a vedere sempre di più, su un difetto di metabolismo mitocondriale. Se questo è vero, qualcosa si può vedere a livello di esami del sangue, non moltissimo, però si può vedere. Ecco, le due diagnostiche principali, chiamiamole così, del sangue. Poi però c'è anche una terza zona a cui io do importanza, oltre l'immunità e oltre il mitocondrio, che è il mondo istamina, il mondo rilascio eccessivo di questa sostanza che ci porta ai famosi bruciori, a tutte le alterazioni anche banali della pelle, che però segnalano qualcosa che non va in questo essere umano. Ultima cosa a cui tengo molto, però, se devo essere, diciamo, orgoglioso di qualcosa, voglio esserlo del mio staff in ambito di aver, diciamo, dei riscontri che abbiamo avuto sulla degenerazione del sistema nervoso autonomo in questi pazienti. Cioè, il primo paziente che io ho avuto, ecco da dove è nato il nostro interesse per il sistema nervoso autonomo, la faccio breve. Il primo paziente era un bagnino, l'ho già raccontato in un'altra intervista, che venne da noi che faceva 240 di massima, 90 di massima, oppure 120-130 di minima, 60 di minima, cioè sbalzi pressori enormi. E io mi trovai questo paziente, che veniva, se non ricordo male, da Fano, e dissi: ma qui c'è qualcosa che non va al sistema nervoso autonomo. Contemporaneamente tachicardia, sudorazione, mal di gestione, insomma qualcosa in un sistema nervoso che non è quello necessariamente cerebrale centrale, qualcosa non andava. Ce lo siamo messi a studiare subito in questo soggetto e da quel giorno la stragrande maggioranza dei pazienti con effetti avversi da vaccino ci ha mostrato con chiarezza un'alterazione del sistema nervoso appunto autonomo, quello detto anche neurovegetativo. Lo possiamo studiare con l'HRV, la Heart Rate Variability, che è una metodica che eseguiamo già da molti anni da noi, ed è eccezionale perché salta fuori qualcosa che non va e allora a quel punto ti metti in moto anche per aiutare il sistema nervoso autonomo, la tanta melatonina, il sonno, aiutare il nervo vago, aiutare a gestire meglio lo stress, perché poi lo stress va ad agire proprio su questo sistema. Quindi, fatta questa diagnostica,
se ne possono fare altre di cose ovviamente, a quel punto tu fai le tue proposte terapeutiche che si baseranno ovviamente a ridurre lo stato infiammatorio, a migliorare quello che è il mondo immunità, perché probabilmente sono pazienti o che vanno verso un'autoimmunità a volte o comunque che non sono capaci di avere un'immunità ben regolata, perché spesso ci si sposta verso reazioni immunitarie o esagerate o comunque non congrue, quindi cerchiamo di migliorare l'immunità, cerchiamo di sfiammare i famosi mitocondri, li andiamo ad aiutare con sostanze naturali o meno, insomma, ma principalmente naturali, con principi anche semplici, mangiare meglio, ridurre i carboidrati e favorire i grassi buoni, quando possibile il digiuno intermittente. Poi sull'immunità, vabbè, abbiamo tante cose da dire, dalla vitamina D, la stessa melatonina, eccetera. Ecco, dulcis in fundo, regolare appunto il sonno e, se vogliamo, anche abolire alcuni farmaci che non fanno poi così tanto bene a questi pazienti. Allora, il paziente va visto nella sua interezza, mente e corpo, è un paziente che non sta bene, che non gestisce spesso bene più gli stress perché il suo sistema è saltato, appunto il sistema nervoso autonomo, e va aiutato, va per forza aiutato. Sono diventato purtroppo per me famoso perché facevo e faccio molta terapia endovenosa in questi pazienti, perché reputo che al di là della terapia per bocca, quella endovenosa sia un bel impulso a queste persone che appunto hanno bisogno anche di migliorare in fretta dopo aver tanto girato, e quindi anche con la terapia endovenosa la stragrande maggioranza dei pazienti mostra un miglioramento. Poi si tratta di vedere nel tempo eventuali tendenze alle ricadute, come gestirle. Ci si sta lavorando, nelle Marche viene spesso un grande amico che è il dottor Salvucci, un cardiologo di fama. Conosciamolo, cui... abbiamo anche intervistato. Ecco, lui è una gran persona, prima di tutto è una gran persona con cui mi trovo in grandissima sintonia, adesso stiamo chiacchierando, stiamo valutando, insomma ce la stiamo mettendo tutta attraverso tutta una serie di, così, di idee per provare anche a pubblicare qualcosa, perché in questo ambito è interessante anche dire al mondo quello che stiamo facendo, perché poi l'Italia, volere o volare, è paese capofila in tanti ambiti, purtroppo anche in questo ambito, insomma. Certo. Ecco, lei ha detto una cosa anche molto importante, cioè il sistema autonomo vegetativo che è alla base, diciamo così, di questa situazione anche di stanchezza e di stress, e dobbiamo combattere anche lo stress, ma una persona che si trova in queste condizioni non rischia di mordersi, è un cane che si morde la coda, cioè che possa aumentare il suo stato di stress perché aumenti lo stato di sfiducia, di sconforto, di abbandono, di paura e così via. Di che cosa ha bisogno un paziente? Io lo dico questo, dottore, perché io ho un'esperienza familiare di questo. Quindi... Beh, guardi, io penso che ne abbiamo tutti esperienza, perché purtroppo sono pazienti non solo che spesso vengono considerati, diciamo così, ad alto livello di psicopatologia, mi fermo qua, però in realtà stanno non solo vivendo un'esperienza organica negativa, che si va dalle pericardite, alle trombosi, a cose più semplici o a cose più gravi, ma inevitabilmente tutto questo non può che comportare, perché mente e corpo sono uniti, ce lo insegna la famosa scienza apnea e psiconeuroendocrinoimmunologia, inevitabilmente la mente sta soffrendo, e la famosa resilienza psicofisica che ognuno di noi dovrebbe potenziare al massimo davanti a qualunque patologia, qui fa una fatica enorme a venire fuori, perché se non gestisci bene lo stress e lo stress ti piomba addosso in questo modo, entri in un loop terrificante che ti porta all'ansia, alla depressione. Allora ha anche un suo spazio, e lo sanno bene le tante psicologhe del comitato Ascoltami, il counseling psicologico, la meditazione, la preghiera, cioè adesso qui si può entrare in un mondo che è quello appunto della mente su cui poter lavorare, però il fine ultimo è sempre la resilienza, anche perché sono decine gli studi che dimostrano che in carenza di resilienza il sistema immunitario non ce la fa, è molto legato il sistema immunitario alla psiche, infatti la parola apnei mette al primo posto la P e poi in fondo però c'è la I, il sistema immunitario è tutto strettamente legato a livello appunto mente-corpo, una rete che ci regola, quando salta non siamo più regolati, inevitabilmente l'una influenza l'altro e viceversa.
Ecco, solo che quando accade questo, molto spesso se non si ha un referente medico idoneo, adatto e capace, si finisce per affrontare questo stato patologico con il cosiddetto farmaco, no? Che con lo psicofarmaco, diciamo, se quello che viene usato comunemente nella, però è dannoso nella psichiatria, no? Dannosi, ti calmo, ti calmo, ti do dei calmanti, no? Ti faccio stare meglio, però non si affronta in questa maniera, non da quello che lei mi dice. È un palliativo che rimane lì, giusto per arrivare. Sì, è un palliativo, ma poi spesso fa danno ai mitocondri. Se voi andate a leggere la letteratura sui farmaci oppiacei, sui farmaci diciamo così ansiolitici, soprattutto quelli maggiori, eccetera, insomma, andiamo a far danno proprio sulla fabbrica dell'energia, i mitocondri, che sono quelli che già sono danneggiati. Quindi anche a livello organico c'è poi un effetto secondario che non ci piace per niente, come può essere anche l'effetto spesso delle statine, degli inibitori di pompa, ma qui entreremo in un discorso complesso. Certo. Quindi si tratta, come sempre, di trovare strade che vanno dalla semplice ed eccezionale psicoterapia a tante altre strade, che sia, dicevo prima, la meditazione, che siano strade anche più naturali, la melatonina, che ha un effetto... Ecco, che la melatonina non la dobbiamo associare soltanto al fatto che la prendiamo per dormire meglio. È una molecola naturale... Io ho avuto modo di intervistare, perché era capitato qui a Recanati, in un breve soggiorno, il dottor Pierpaoli, quello che poi, certo. Quello che poi, no, è legato anche alla melatonina Pierpaoli. Io quando la compro la sua e ne faccio uso serale di questo tipo di melatonina. Lui ha detto: guardate che serve. E poi leggendo anche le interviste che lei ha rilasciato, lei appunto sostiene questo, cioè guarda, non serve soltanto per dormire, serve, è una grande regolatore del nostro sistema immunitario. Cioè, sì, perché... viene chiamato, scherzando, il direttore d'orchestra del sistema. Direttore d'orchestra, lei l'ha definito, è vero, è vero. Esatto, anche perché poi, mi permetto solo questo inciso, quando si seppe come curarono Trump dal Covid nel novembre 2020, per carità, cortisone, eparina, tutte cose giuste, famotidina, e poi scrissero alte dosi di melatonina. Allora da lì piano piano si cominciò ad aumentare l'interesse per la melatonina nella terapia del Covid. E ad oggi, o meglio ad oggi, fino a quando avevamo i reparti pieni, io sapevo di moltissime reparti in cui la melatonina ad alte dosi, perché questo è importante, ecco perché io la prendo in gocce, la somministro e personalmente la prendo in gocce sublinguali a dosi congrue, ha una serie di effetti anche immunoregolatori, nonché antiossidanti note da sempre, aiuta i mitocondri, insomma non finiremo mai di santificare questa molecola che la natura ci ha dato da migliaia e migliaia di anni, insomma. Quindi il dosaggio che compriamo in farmacia è troppo basso, diciamo così? Allora, il problema della melatonina in capsula, in compresse, è che è di 1 milligrammo. È 1 milligrammo. Che è veramente troppo basso, quindi non ha senso prendere 10 compresse a notte, ecco, detto come va detto. È molto più corretto prendere, che ne so, 40-50 gocce di una melatonina in gocce, che ci possa portare agli 8-10 mg. Questo poi, sto dicendo cose che non hanno senso nella popolazione, perché si può partire da 1 milligrammo e poi se deciderà il medico che tipo di dosaggio dare secondo la patologia, secondo il quadro clinico che si trova davanti, insomma. Beh, il dottor Stramezzi, ad esempio, mi indicò per il mio familiare 15 miligrammi e di farlo in via galenica, cioè attraverso delle farmacie che fanno le cose. Possono trovare varie forme, esistono comunque sotto forma liquida, di gocce, varie opzioni. Forma. Sì, quindi molta attenzione su questo aiuto che ci dà la melatonina. Posso fare una domanda? Come la glutatione, come la vitamina C, Glutatione è una piccola bomba atomica che viene purtroppo massacrata proprio dal Covid e verosimilmente anche quando c'è l'effetto collaterale del vaccino, perché glutatione è il sistema antiossidante per elezione che abbiamo nelle nostre cellule e si è visto che va in crisi durante un brutto Covid e probabilmente accade lo stesso durante il vaccino. Allora, in particolare in vena oppure sotto forma specifica, adesso non entro nel dettaglio, anche per bocca, ma non forse non in glutatione da solo, ma sotto un'altra forma, può avere un suo grosso razionale in questi pazienti.
Dottore, vorrei fare una domanda sì, un po' collaterale, ma non proprio diretta, in questo senso. Dopo questi 3 anni di emergenza che abbiamo vissuto in prima persona tutti quanti, diciamo che la fiducia verso la medicina classica, diciamo, soprattutto anche verso i propri medici di base, quelli che in qualche modo non hanno interagito come lei in modo coraggioso, ma hanno lasciato il paziente a casa, si è persa una certa fiducia, parliamoci chiaro. Beh, si va sempre di più a cercare nelle farmacie online, che il mercato è stracolmo di farmacie online, dove tutti questi prodotti integratori, ma anche il prodotto, dicevamo, per dormire, cioè, la melatonina, se ne trovano a bizzeffe, è corretto oppure bisogna sempre comunque in qualche modo attenersi alla ricetta del medico, in qualche modo alla consultazione con il medico? Allora, è veramente... È una domanda pleonastica, di solito il medico è sempre necessario. No, sì, ma certo che il medico è sempre necessario. È veramente un peccato che il Covid non abbia generato invece una coscienza e soprattutto una consapevolezza di come il medico può far tanto. Però, dottore, lei è d'accordo con me che non è colpa nostra, esatto, se siamo... Allora, no, stavo dicendo, è accaduto purtroppo il contrario. Allora, davanti a tutto questo il famoso dottor Google non va sempre bene, anzi direi che spesso non va proprio bene il dottor Google, sì. Però è anche vero che la gente cerca di capire, non dico da sola, ma magari appoggiandosi a qualcuno qua e là, il da farsi. E quindi attenzione, perché poi andare in internet e prendere delle sostanze un po' alla buona non va mai bene, che ci sia dietro un biologo, un farmacista, un medico, insomma che ci sia dietro qualcuno che dia il consiglio giusto è ovviamente sempre meglio. Se stiamo parlando di danni da vaccini o comunque in generale di patologie, questo vale ancora di più. Certo. Laddove dovessimo invece dire vado in palestra, voglio aiutarmi, vabbè, c'è sempre, da sempre, non mi metto qui a criticare il fai da te, però lì è già un mondo più tranquillo. Ma prima abbiamo accennato alla medicina della longevità. Bene, se uno ricerca la longevità, anche lì, per carità, ti affidi agli integratori, ti affidi al mangiare, ti affidi a quella, a quell'altro, però anche lì ci andrebbe un razionale dietro, perché bisogna capire chi sei, andare alla radice dei problemi, che ripeto, adesso stiamo un po' andando verso le malattie croniche degenerative con questo mio discorso, per cui che sa che sia la tanto ci saremmo arrivati parlando vabbè, della comunque, che sia l'aterosclerosi, che sia l'autoimmunità, che sia il diabete, che sia l'obesità, che sia quello che sia, chi sei come paziente, quali sono i meccanismi di base che ti hanno portato a questa patologia, quindi qual è la tua fisiopatologia. Allora sì che poi ti posso combattere i sintomi e i segni. Combattere d'emblée i sintomi e i segni lasciando la radice del problema, il problema rimane, continuiamo a nasconderlo combattendo sintomi e segni. Ecco, quindi va bene che il paziente abbia voglia di capire, di conoscere, sarebbe proprio bello che venisse in questa ricerca guidato. Poi bisogna vedere se il paziente accetta di mangiare meglio, di muoversi di più, di gestire meglio lo stress, di dormire meglio, perché poi si va alla radice, e quello è il punto. Lo abbiamo notato, dottore, in effetti, che ultimamente, dopo questi documenti, no, che sono stati proiettati, oltre a invisibili, ma anche altri documenti che stanno girando, si sta parlando molto anche dell'alimentazione, cioè di un'alimentazione corretta che in qualche modo garantisca una buona autoimmunità del corpo, che non ha bisogno di medicinali, ma bensì è capace di soddisfare le proprie esigenze. E si sta sviluppando ultimamente, proprio ogni settimana ne vediamo una, diciamo, di invito, cioè oggi la Civitanova, poi ne vedo altri qui proiettati per Iesi, Federico II, per la prossima settimana, dove si parla proprio di alimentazione adeguata post-Covid. Ecco, dottore, quindi mi aggancio un pochettino a quello che diceva Marcello, perché lei dedica molta attenzione proprio al fatto che è vero che l'età massima dell'uomo non è aumentata nel corso dei millenni, cioè si può vivere... No, per me è rimasta quella. È rimasta quella, cioè tutto al più si può arrivare a 100 anni, rare eccezioni per dire, però l'età media è aumentata. Però lei dice anche sempre in una sua...
scritto scientifico, che va bene arrivare a un'età media sempre più in là, cioè vivere sino a 80 anni, 85, magari anche per l'uomo, non solo per la donna, no, però bisogna arrivarci bene. Ecco qua, mi aggancio a quello che diceva Marcello, è soltanto una questione di alimentazione oppure è di lotta contro quel sistema appunto che porta a una vecchiaia disagiata e a volte dolorosa, cioè le neurodegenerazioni, l'insorgenza del cancro, l'arteriosclerosi, i problemi cardiovascolari, cerebrali, legati molto spesso a volte appunto alla diabete, all'obesità, a tutto il resto. Che cosa si può fare per aumentare la, diciamo così, la longevità ma star bene? Guardi, lei mi sta ovviamente, tra virgolette, invitando a nozze su questi argomenti, perché sì, lo so che è un argomento molto che... miei, nel, perché appunto, va bene, viviamo 83 anni in media, 84 sembra anche le donne, eccetera, però come viviamo, come ci arriviamo, insomma, perché il problema vero è vivere a lungo in salute, altrimenti il costo sociale, economico sta diventando totalmente insostenibile per tutti i sistemi occidentali che si basano esclusivamente su farmaci e tecnologia. Non ce la faremo, non ce la facciamo. Solamente per il diabete spendiamo circa 15 miliardi all'anno di euro, quando invece il diabete tipo 2 andrebbe gestito anche e soprattutto al di fuori di farmaci e tecnologia, solo per raccontare la prima patologia che mi passa in mente. Allora, cosa voglio dire? Che senza fare troppo l'olistico, l'enfatico, però dobbiamo mettere a posto il nostro modo di mangiare, che non sto qui a spiegare quanto sia sbagliato nella maggior parte dei nostri casi, altrimenti non si spiegherebbe l'enorme aumento di diabete e soprattutto di sovrappeso e obesità già nei bambini. Poi mettere a posto il modo di mangiare vuol dire mangiare meno carboidrati e soprattutto mangiare ciò che ci fa bene, oltre che non mangiare ciò che ci fa male, quindi i famosi grassi buoni. Dopodiché però bisogna anche inventare in questa fetta di popolazione con patologie croniche degenerative altre cose sul cibo, per esempio anche il digiuno, un po' di digiuno intermittente. L'avevo accennato infatti prima il dottore. Ecco. Poi entriamo in un altro ambito, quello dello stile di vita. Quindi per stile di vita si intende come dormi. La gente non si rende conto che con 5-6 notti dormite male già facciamo avanzare ad ampie falcate il diabete, l'insulino resistenza. Poi dopo ci rimetteremo a dormire, però bisogna dormire 7-8 ore a notte, al buio, in maniera prolungata. Allora, spiegare questo, poi attività fisica, dico banalità, però un pochino di attività fisica, ma anche le semplici passeggiate, quindi rimettere a posto lo stile di vita, quelli che sono gli inquinanti, però sonno e attività fisica su tutto. Voglio arrivare però a ciò che oramai la scienza ci sta dicendo con piuttosto una certa evidenza. Il fattore chiave per la longevità, se lo andassimo a vivisezionare veramente questo mondo della longevità, sembra essere la resilienza, la famosa resilienza psicofisica, quindi la tolleranza al cambiamento, allo stress, stress chimico, stress biologico, ma anche stress psicologico, stress fisico. Allora, ecco dove sta il segreto della resilienza. Se voi andate a prendere gli ultracentenari o anche i nostri novantenni, li vedrete tutti piuttosto capaci di gestire lo stress. Poi magari hanno mangiato bene, non lo so, poi magari si sono mossi, non lo so, ma li vedete capaci di gestire lo stress. Quindi poi passa la famosa frase di Okinawa, no? Dove una volta vivevano a lungo in salute, oggi sono arrivati gli americani col McDonald's e addio salute. Però il vivere meglio lo stress passa per un miglioramento del sistema apneo, una migliore resilienza appunto, e lì entriamo in un mondo molto particolare che coinvolge la mente, il corpo, il sistema neurovegetativo, e si può lavorare, si può misurare la tecnica HRV di cui parlavo prima, ma poi si può migliorare attraverso quei meccanismi che dicevamo prima. Allora, gestire la mente meglio, provare a ridurre questa infiammazione che ci porta allo stress, in particolare quello cronico intendo, ecco, potrebbe essere una delle tante strade, probabilmente la principale, per arrivare là dove tutti ne vorremmo arrivare, cioè a vivere più a lungo in salute. Ecco, tutto ci questo. Ci sono poi nutraceutici, scusate, perché sennò no, è una cosa di cui ugualmente faccio uso, perché poi
ci sono farmaci quando servono e ci sono anche i nutraceutici, ne abbiamo citati alcuni, insomma i famosi polifenoli, eccetera. C'è tanta roba che si può fare, però ci vuole un paziente collaborante, perché che mi dica: dottore, mi sono messo a dieta, adesso mangio meno carboidrati, eccetera, poi però mi dorme 5 ore a notte, oppure non si muove mai, oppure è sempre arrabbiato, rimugina sempre, è sempre ansioso, non si va da nessuna parte per la longevità. Io allora non ho vita molto lunga, a parte sono già abbastanza anziano. Vabbè. No, perché ha descritto alcune forme di ansia no, che mi porto sempre dietro. Dormo poco, vivo una vita abbastanza agitata per via della radio. Con l'età si dorme tutti meno, per carità. Poi lì interviene proprio la melatonina, perché il dormire poco, tra le variazioni negative, al di là dello stimolare infiammazione, dicevamo prima, peggiora l'insulina, eccetera, certo. Però ci porta soprattutto a produrre poca melatonina. Sopra i 60-70 anni la produzione è quasi azzerata, allora prendiamo la melatonina. Quindi la ghiandola pineale non funziona? Certo, la ghiandola pineale, poverina, se ne va in atrofia o in ipotrofia, come minimo, capite? Come quindi, molti altri organi per cui abbiamo bisogno di aiuti. Certo. Ecco, uno si può, è logico che per il sistema sanitario nazionale, come lei dice, una vecchiaia vissuta male è un costo enorme, basta pensare a quello che comporta l'Alzheimer oggi, no? In termini di struttura, di assistenza. La neurodegenerazione è un disastro. Oppure il Parkinson o quant'altre malattie, il diabete, che lei dice che assorbe quasi 15 miliardi di spesa annuale. Ecco. E quindi si può, senza consigliando un po' alla gente, guardate che alla fine magari molti farmaci che poi oggi ci dobbiamo pagare per conto con le tasche nostre, perché o tramite il ticket o perché magari non te le passa il sistema sanitario nazionale, si può evitare questa situazione affrontando in maniera preventiva questa problematica come lei ce l'ha suggerita. Ha dei costi questa, oppure è molto facile da seguire anche come stile di vita? Ha dei costi in termini economici? Allora, se uno dice voglio mangiare meglio, ovviamente mi basta semplicemente mangiare meno pane, pasta, pizza, patate, riso, dolce, eccetera, e quindi più che avere dei costi ha dei guadagni. Ecco. Poi però devo mangiare effettivamente qualcosa che mi faccia bene. Per esempio, dicevamo, i grassi buoni, il grande olio di cocco, il burro chiarificato, il burro ghee, sono cose meravigliose per la salute umana. E poi potremmo elencare ovviamente i polifenoli, il pesce, la buona carne, la tanta verdura. Carne rossa, dottore, o carne bianca? Ma dipende la buona carne. Io la chiamo buona carne, nel senso che la carne bianca o rossa, però rossa buona e anche la bianca buona, quindi si potrebbe andare sul biologico, evitare il più possibile diciamo gli alimenti processati, quindi la carne processata non va molto bene, tutt'altro, però insomma non dobbiamo assolutamente, come è stato fatto purtroppo in passato, demonizzarla. E non dobbiamo santificare tutta la frutta, allora l'opposto, perché poi la frutta è fruttosio vuol dire che va dentro il fegato, steatosi epatica, insomma anche lì bisognerebbe ragionarci sopra un po'. Quindi, dicevo, il cibo non credo che possa rappresentare un grande costo, digiunare addirittura ci fa risparmiare, dormire credo che venga naturale, gli integratori, soprattutto quelli che abbiamo menzionato, hanno dei costi molto limitati, e poi c'è la meditazione, c'è la preghiera, c'è la psicoterapia, c'è qualunque altra forma ci aiuti per la mente, c'è la passeggiata, cioè veramente qui stiamo parlando di cose a costi risibili. Ecco, lei c'è la terza volta che cita la preghiera, no? Ma la preghiera non è perché ci si affidi, è una questione psicologica dell'individuo. È una questione spirituale. Spirituale, di fede, allora, cioè sì, di certezza. Sì, in più occasioni sono stato tacciato di sacerdotalità. No, vabbè, noi l'abbiamo noi abbiamo capito il senso. Sì, cioè la spiritualità è qualcosa che va compresa fino in fondo, perché a volte io cito, lo voglio fare anche adesso a costo di annoiare per chi mi ha già ascoltato altre volte, io cito uno dei più grandi studi sulla longevità. Hanno studiato 75.000 infermiere per, non ricordo se 50 anni, all'università di Harvard, la più grande università del mondo. 75.000 infermieri, non una, e le hanno studiate in uomini e maschi, eccetera, eccetera. E hanno visto che quelli, al di là del fatto che poi hanno studiato anche il cibo, tutte le altre cose, però
in ambito di spiritualità le infermiere e gli infermieri che sono vissuti più a lungo in salute sono quelli che sono andati almeno 2 volte alla settimana a messa. Poi ognuno la sua messa se la fa anche davanti al mare, a guardare il sole, facendo yoga, facendo Tibet, facendo quello che vuole, però la spiritualità vissuta bene neutralizza moltissimi aspetti infiammatori. Sarebbe bellissimo far vedere delle risonanze magnetiche funzionali. Noi abbiamo degli organi dentro il nostro corpo, nel nostro cervello, che ci fanno bene ed altri che ci fanno male. Ce n'è uno in particolare che fa danno spesso, che è l'amigdala, perché è un radar che va sempre segnalando il problema. Per cui chi è depresso, chi è ansioso, chi vive male lo stress, ce l'ha molto ipertrofica, va male l'ipotalamo. Ecco, chi prega proprio in diretta si vede, ma prega anche semplicemente il mala tibetano, il rosario, eccetera, si vede in diretta come cambia la funzione del cervello e si attivano i percorsi antinfiammatori. E l'HRV, che è quello che ho detto, cambia. Cioè possiamo attivare i percorsi virtuosi, per esempio migliorando la nostra, coltivando la nostra spiritualità. Ma qui entriamo in un discorso immenso, perché c'è è affascinante. Sì, perché si vede anche l'oncologia a questo. Cioè ci sono dei miei video online, per chi vuole va su, faccio un attimo pubblicità, Progresso, va su YouTube, Vena Linfa, oppure YouTube. Vena Linfa, quello che avevo citato io all'inizio. Sì, e poi l'altro canale YouTube è Nutrage, perché abbiamo fatto dei congressi, eccetera. Lì si trovano dei video in cui si spiegano questi aspetti della mente e del corpo e fanno tutt'uno per portarci eventualmente a una migliore longevità. Dottore, lo stile di vita prana, non so se ha mai sentito parlarne, ma siccome mi hanno invitato a partecipare a un incontro per capirne le ragioni, io non so neanche di che si tratta, ma io per adesso ho aggirato l'ostacolo. Stile di vita? Prana, praticamente si tratta di nutrirsi di acqua, in pratica, se ho capito bene. Come, dottore? Sì. Beh, adesso, ma allora, forme estreme, dai. Sì, io direi che al di là dello stile di vita prana, la parola prana ci riporta un po' al mondo del Tibet, dove da sempre suggeriscono cose che vi ho appena citato. Infatti c'era una diapositiva che mettevo e che metto ogni tanto, che dice che il segreto per vivere più a lungo è mangiare la metà, camminare il doppio, sorridere il triplo e amare senza misura. Giusto. Quindi se questo è il prana, ben venga, capito? Uh-huh. Però ecco, dire che poi uno vive solo di acqua, vabbè, insomma, andrebbe rivisto e capito. Immagino, diciamo che lei non ha... Se uno seguisse questi consigli, molti medici rimarrebbero disoccupati, magari. Ma guardi che il medico serve sempre, però serve anche appunto che il paziente collabori, perché poi non voglio dare né la croce addosso ai medici né la croce addosso ai pazienti, perché poi il medico bisogna vedere se si riesce a sforzare in tutta questa serie di attività, di consigli. Poi bisogna vedere se il paziente accetta, se il paziente preferisce la pillola, il paziente preferisce l'operazione. Quello è il dramma, che noi ci mettiamo lì a spiegare tante cose, ma davanti alla pasticca che ti permette di continuare a mangiare quello che vuoi, come vuoi, a dormire quanto vuoi, però non si capisce che la pasticca nasconde la malattia molte volte. Certo. Fa del bene, per fortuna, ci mancherebbe, però può fare anche male, ma soprattutto non basta, ci vogliono altri meccanismi da attivare. Certo, come si dice, no? Spesso colpisce o comunque cura i sintomi, ma non cura la patologia, diciamo così, che è alla radice di quei sintomi, perché poi riemergono. Sì. Dottore, veramente... Dobbiamo concludere per questione di tempo, ma quello che ci ha detto ci ha arricchito di una curiosità, oltre che di informazioni, che ci spinge a dire che ci risentiremo. Ci aggiorniamo. Va bene, d'accordo. Lei comunque è San Benedetto, quindi opera qui. No, ma sono due passi. Nelle Marche. Benissimo, dottor Cavezzi, veramente è stato molto interessante quello che ci ha detto, le auguro veramente buon lavoro, grazie anche per quello che ha fatto nel periodo del Covid e quello che sta facendo come medico e come ricercatore. Grazie, buona grazie serata a voi, grazie veramente, alla prossima, arrivederci, ci vediamo. Arrivederci.